All'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di Rai News 24. Faccio vedere il mattino ancora sui di Puglia e Basilicata, su Israele, USA, Italia. Berlinguer aveva detto già tutto 42 anni fa, il discorso attualissimo del 19 settembre 1982, a Pisa. Poi l'azione scomposta di Emiliano, dalle reciproche accuse velenose al matrimonio politico senza pudore, la mucchiata sconcia del governatore con l'assessorato a Calenda. A questo proposito, proprio Michele. La Puglia è uno dei lavoratori più originari del centro-sinistra. Qui il campo largo era stato già praticato nei mesi scorsi. Il governatore Emiliano aveva in giunta anche il Movimento 5 Stelle. Negli ultimi mesi, causa inchieste giudiziarie, il Movimento 5 Stelle ha lasciato la maggioranza, e ora Emiliano, che è un po' il dominus di questo grande lavoratore progressista, ha provato, nominando un esponente di Azione, ad allargare all'area liberal-democratica riformista. Non l'avesse mai fatto. Ovviamente questo passaggio è avvenuto senza il placet di Calenda e quindi è esplosa una nuova crisi all'interno della maggioranza. C'è anche un po' da ricordare l'antefatto: Emiliano e Calenda non si sono mai presi. Per Calenda il sostantivo più usato per definire Emiliano è appunto il sostantivo disastro, e adesso è iniziata una fase nella quale Emiliano, dopo aver nominato appunto un consigliere regionale di Azione, proverà a ricucire con Roma e con gli altri esponenti del Partito Liberal Democratico, proprio per realizzare in Puglia un campo che sia quanto più ampio possibile. Da questo punto di vista, si è già portato avanti il lavoro, perché per esempio con i 5 Stelle lui ha un feeling antico, ha un rapporto consolidato con l'ex Premier Conte, e i grillini, pur non essendo in giunta, hanno negli ultimi mesi votato quasi tutti i provvedimenti di rilievo della maggioranza di centro-sinistra.